Ciao a tutte! Vi chiedo scusa prima di cominciare col video perché ultimamente sono poco presente su entrambi i miei canali, ma sto passando un periodo un po' così, quindi tra che non sto bene io e che non ho nessuna idea per fare video né fantasia, quindi non riesco a creare praticamente nulla su YouTube, non so che cosa caricare proprio. E bando alle ciance, questo video durerà una vita, quindi comincio subito. Ho ordinato un sacco di cosine kawaii come al solito, visto che vanno molto, da aggiungere alla mia pagina Facebook appunto, e adesso ve le faccio vedere, però prima vorrei chiedervi una cortesia. E diciamo che questa è l'unica cosa, a parte la vendita degli stampini, che mi fa tirare avanti rivendere queste cosine, quindi vi prego di non chiedermi dove le compri, perché se io lo dicessi, chi è che verrebbe più a comprarle da me? Nessuno. L'ho già ripetuto, ma continuate a chiedermelo purtroppo. E poi io comunque le compro in stock, quindi non penso che abbiate voglia di comprare 10 squishy tutti uguali, per esempio. Ok, ora partiamo. Il primo pacchettino. Allora, mi hanno regalato un piccolo segnalibro. Allora, in questo ho comprato questi. Questi sono dei set, ce ne sono due così, uno di Rilakkuma, uno di Corilakkuma, questo è di Kiritori, si chiama, credo. Allora, in questi set ci sono due matite, uno di questi che sarebbero dei... sono come i post-it, però sono di metallo, mi pare. Una gommina, non so se si vede qua dietro, c'è un righello, e un temperino. Ora non ricordo bene i prezzi, quindi vi metterò poi i prezzi di vendita sulla mia pagina Facebook, appunto. Quindi ci sono questi, molto molto carini. Adesso che è cominciata la scuola sono perfetti. Poi ho ricomprato, visto che vi erano piaciute molto, queste, le cuffie di Rilakkuma. E ci sono di tutti i colori, come l'altra volta, appunto. Quindi viola, ancora viola, fucsia, verdi, nere, ancora verdi, azzurre, questa cos'è? Queste bianche e rossa. Infine l'ultimo pacco, che è pieno di roba, come vedete è enorme. Eccolo qui. Allora, come faccio a far vedere cosa c'è dentro? Allora, qui dentro ci sono di questi set di post-it, c'è quello di Molang, che sono tutti così che si aprono. E ci sono un sacco di post-it dentro. Questi. Questo di Capybara-san. Molang. Sempre lui. E questi. Ovviamente metterò tutte le foto dettagliate su Facebook. Ah, quanti sono! Via. Poi. Allora, cuscini. Squishy valanghe. Allora, partiamo da queste, va? Che casino! Ci sono queste, che sono le biro, quelle con vari colori. Sicuramente una la terrò per me perché quella che avevo io, poverina, è andata. Sono molto molto belle. E voilà! Poi ci sono degli squishy. Allora, questi negozi mettono sempre alcuni squishy al di fuori di quelli che io ho comprato e non so sinceramente se sono omaggi, perché a volte li mandano come omaggio, altre volte tipo, non so, invece di 10 di questi mi mandano 8 di questi più 2 che non c'entrano nulla, quindi dopo conterò e vediamo se me li hanno regalati o no. Dunque, mi hanno dato questo che è ovale con Kiritori e dietro è a panino, questo piccolo waffle dello Kitty, questa ciambellina, questo Kiritori, che è sempre l'amico di Rilakkuma. Poi penso che come squishy che non c'entrano con quelli che ho comprato basta. Quindi ci sono, ho comprato alcuni di questi, sia al cioccolato, che cioè sia a Rilakkuma che a Corilakkuma, quindi cioccolato e crema. Poi ho comprato un po' di queste, le ciambelline a Rilakkuma. Un po' tante, anzi. Ok, poi qui ci sono i cake roll a forma di Rilakkuma, ci sono così di là,
biscotti al cioccolato, molto carini. Questi non li avevo mai avuti, sono una novità. Se vi state chiedendo come mai compro sempre squishy diversi o raramente compro gli stessi squishy, è semplicemente perché i venditori li cambiano sempre, non hanno mai gli stessi. Poi questi erano piaciuti moltissimo, quindi ne ho ricomprati tanti tanti. Guardate quanti toast di Black Uma, a valanghe proprio, madonna quanti sono. Ok, questi sono le valanghe di squishy e qui dentro non mi ricordo cosa c'è. Ma cavolo, è pesantissimo. Ecco, per questo pacco purtroppo ho dovuto pagare la dogana. La dogana la fanno pagare a volte quando il pacco arriva in Italia e non si sa quando la fanno pagare. Quando ne hanno voglia la fanno pagare, ho pagato 10 euro, vabbè. Ah sì, c'erano altri di questi. Quindi, altri di questi qui. Vediamo se sono, questi sono uguali. Poi c'è questo. Le foto dettagliate le metterò su Facebook, non le so da aprire tutti perché sennò mi uccidete perché il video dura 6 ore.